Lo IUS di Pavia è una scuola superiore pubblica a ordinamento speciale che fa parte del sistema universitario italiano. I corsi ordinari dello IUS sono per gli studenti che vincono il concorso nazionale e sono iscritti all'Università di Pavia. I posti disponibili sono 70. Il concorso sarà l'8 settembre 2010. Iscriviti online su www.iuspavia.it. Questa finestra con una parte della cripta che le sta dietro, è praticamente l'ultima parte residua in loco dell'antica cattedrale di Pavia, di una delle due antiche cattedrali di Pavia dedicata a Santa Maria del Popolo. Pavia, come altre città, aveva una doppia cattedrale, dedicate l'una ad un principio maschile ed era dedicata a Santo Stefano, l'altra un principio femminile, Santa Maria del Popolo, che è una dedica tutta particolare che di solito maschera una qualche storia di tipo esoterico. Ora, le due cattedrali cattoliche di Pavia furono costruite intorno al 780, cioè dopo la fine del Regno Longobardo, dopo il lungo periodo in cui Pavia fu la capitale del Regno, del Regno Longobardo e del Vescovato Ariano. Guarda caso, dove sorge una chiesa dedicata alla Madonna, c'era in antico e documentato, in epoca tardo-romana perlomeno, un tempio dedicato alla madre Cibele. Cibele era una delle grandi madri dell'antichità e il suo culto proveniva dalla Frigia, dall'Asia Minore. Era una dea dal culto piuttosto esoterico e misterico. Troviamo le tracce conservate in alcune sculture che erano nell'antica cattedrale e sulla torre civica e che oggi sono conservate nei musei del Castello Visconteo. Era un culto particolare in cui i sacerdoti usavano castrarsi e aspergere con il loro sangue e lanciare anche le parti del loro corpo sulla popolazione in occasione delle feste annuali legate al rinnovo primaverile della natura. Quindi era una festa di morte e rinascita. La cattedrale di Pavia è documentata nel 780 come chiesa di Santo Stefano, mentre non si sa esattamente quando nasca la cattedrale di Santa Maria del Popolo e nessuna traccia, per esempio, di una statua della Madonna è rimasta. Le statue della Madonna medievali rimaste a Pavia erano fondamentalmente due, tutte e due in Borgo Ticino. Una è ancora oggi venerata presso la chiesa di Santa Maria in Betlem, possiamo vedere, e non ha, almeno dopo i restauri e le puliture, non ha il volto nero come altre Madonne della stessa dimensione venerate lungo le vie dei pellegrinaggi. L'altra era conservata all'interno di un cortile in Via dei Mille ed è stata, non si sa da chi, portata via qualche decennio fa. Ne abbiamo soltanto conservato un'immagine in bianco e nero che possiamo vedere. Ecco, il culto di Cibele con il suo amante, giovane pastore Attis, che viene sbranato dalle fiere e rinasce sotto forma di pino, è un culto di morte e rinascita che è strettamente legato, quindi, alla storia di Pavia sotto un aspetto occulto, misterioso, misterico più che misterioso semplicemente.